Buon 8 marzo a tutte le donne del mondo, in primis permettete a tutte quelle che ci seguono su GCN. Ben trovati da Fabio Panchetti, frazione numero 3 per la Tirreno Adriatico e la Follonica Foligno di 216 km. La corsa lascerà la Toscana per approdare in Umbria, provincia di Perugia, l'arrivo a Foligno, una tappa ondulata. Nella prima parte ci sono due Gran Premi della montagna tra il chilometro 75 e il 112, il passo del lume spento e la salita della foce, messi assieme fanno circa 18 km di salita. In Umbria gli ultimi 86 km e sono complicati gli ultimi due abbondanti, con diverse curve, non è troppo lunga neppure la retta finale di 160-170 metri, è lo stesso arrivo del 2019 e in quella occasione vinse in volata Elia Viviani. Si riparte alla volta di Foligno, naturalmente con Filippo Ganna, maglia azzurra di capo classifica. La maglia bianca dei giovani ce l'ha, e quello lì accanto a lui Sheffield, che è anche terzo in graduatoria. I mattatori di giornata, almeno della prima parte, sono i due fratelli Bais, Davide e Mattia della Eolo Cometa. Vanno inizialmente all'attacco assieme a Gandini e Iacchi del team Corratec, tre di loro, per cui non Mattia Bais, erano andati in fuga anche ieri, e Gandin al termine della tappa aveva messo indosso la maglia verde di leader della classifica scalatori, ma il forcing dei due Bais oggi lo costringe alla resa. L'azione dei due fratelli viene stoppata dal gruppo ai 70 dal traguardo, ma la Eolo Cometa ha ottenuto quel che voleva, perché al termine della tappa sarà Davide Bais ad indossare la maglia verde della classifica dei GPM. È stata una giornata di vera gloria per loro, una cosa anche abbastanza insolita, vedere due fratelli, compagni di squadra, andare assieme all'attacco. Dopodiché la tappa resta tranquilla per una trentina di chilometri, ma si riaccende e diventa fiammeggiante negli ultimi 15, che hanno diversi tratti esposti al vento, vento che i corridori trovano lateralmente, per cui ciò si presta al gioco dei ventagli, ed ecco negli ultimi 12-13 km il forcing imbufalito scatenato dalla Jumbo Visma, Benu, Van Aert, puntualissimo, e lì anche Roglic. Il drappello di testa, il primo ventaglio di una ventina di corridori, e non si è fatto cogliere impreparato tra gli altri Filippo Ganna, che è lì, c'è anche Arensman, invece sono stati presi in castagna diversi uomini di classifica, anche diversi velocisti. Negli ultimi 4 km, sorta di ricompattamento, rientra, ma ha faticato per riuscirci anche Fabio Jakobsen, scortato dai compagni della Sudal Quick Step. Jakobsen, vincitore 24 ore fa. Ed eccoci agli ultimi due tortuosi chilometri. Stiamo per arrivare al momento in cui entra in scena Mathieu Van Der Poel, che qui vediamo in seconda posizione, ha sulla ruota Jasper Philipsen, che come ieri vuole provare a pilotare verso il successo. Ci è andato molto vicino ieri Philipsen, magistrale la lead out di Mathieu, che accelera alla grande, fa in pratica lui mezza volata e lascia a Philipsen il compito di finalizzare, di tradurre in gol negli ultimi 100 metri. È un gioco da ragazzi per Philipsen, che vince nettamente, rompe il ghiaccio, prima vittoria per lui in stagione, anche la prima in carriera e alla Tirreno Adriatico e in territorio italiano, per cui proprio quello che era successo 24 ore fa a Fabio Jakobsen. Diventano peraltro 50 le tappe con firma belga nella storia della Tirreno. Secondo posto per Bauhaus, sale sul podio anche un ottimo Bini Girmay, che si dimostra ormai altamente competitivo anche nelle volate di gruppo. Ha fatto un ottimo sprint, se l'è dovuta cavare da solo anche Matteo Moschetti, riconoscibile dalla maglia grigia della Q36.5, qui è in quarta posizione e chiuderà alla fine proprio quarto, rimontato negli ultimi metri da Girmay. La ripresa dall'altro fa vedere quanto sia stato importante, fondamentale, decisivo il lavoro di Van Der Poel. Rompe il ghiaccio il team Alpecin, e questo ci voleva, ad una squadra abbastanza abituata a vincere, e invece ancora quest'anno non c'era riuscita. Jasper Philipsen sale a 24 vittorie in carriera,
e domani ripartirà indossando la maglia ciclamino perché è passato in testa alla classifica a punti. Filippo Ganna ripartirà nella quarta frazione sempre con la maglia azzurra di leader della generale e con la frazione numero 4, 218 km da Greccio a Tortoreto, da Lazio all'Abruzzo in provincia di Teramo, comincia un'altra corsa perché la prima tappa possiamo anche dire esigente. Innanzitutto è la più lunga del programma e già questo non è poco, è la terza giornata consecutiva oltre i 200 km e soprattutto c'è il circuito finale da fare tre volte, 17,1 km, totali 4 passaggi sullo strappo che porta all'arrivo di Tortoreto, 3 km al 7%. Ci aspettiamo gli uomini da classiche, i Van Aert, Van Der Poel e Ghirmay, ci aspettiamo anche gli uomini di classifica. A Tortoreto la Tirreno Adriatico non faceva tappa dal lontanissimo 1975, quel giorno vinse il belga Patrick Surcouf.